Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane. Oggi andremo a vedere tutte le novità del nuovo iOS 15 Beta 4 rilasciato proprio ieri sera da Apple, ma andiamo a scoprire cosa c'è di nuovo. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iAppZane, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZane.net, che attualmente è la più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane, ma anche la più scaricata d'Italia, ed è disponibile gratuitamente sia per iPhone che per iPad. E vi ricordo ragazzi di seguirmi su Instagram Mirko_Zane, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto molto altro. Ma bando alle ciance ed andiamo a parlare proprio di questo, ragazzi. È arrivato ufficialmente il nuovo iOS 15 beta 4 per gli sviluppatori. Ci sono diverse novità. Apple ad ogni beta sta rilasciando diverse correzioni, ma soprattutto sta modificando moltissimo diverse schermate e anche diverse applicazioni e funzionalità. Ed infatti oggi ci andremo a focalizzare su tutto ciò che è stato scoperto all'interno di questa nuova beta, ed infatti direi di cambiare subito postazione e di andare a vedere cosa c'è di nuovo. Allora ragazzi, eccoci qui, sono sulla mia postazione. A sinistra abbiamo il nuovo iOS 15 beta 4, mentre a destra abbiamo la beta 3, ragazzi. Intanto vi ricordo che iAppZane, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZane.net, è pienamente compatibile con questa versione software, quindi scaricatela se volete rimanere aggiornati su tutte le ultime info del mondo Apple e non perdervi nessuna novità, ragazzi. Ma intanto vi dico subito che non si può fare un calcolo medio sulla durata batteria, anche perché ragazzi vi ricordo sempre comunque che si parla di versioni in beta software, quindi non è possibile dare una stima reale e veritiera perché ancora mancano tantissime beta alla versione finale. Ma andiamo a vedere subito quali sono le novità. Intanto ragazzi vi parlo della build, che è la versione alfanumerica 19A5307G, che va ovviamente ad aggiornarsi rispetto alla versione precedente. Ma andiamo poi a vedere le prestazioni effettive di questa nuova versione in beta. Abbiamo un single core per la CPU da 1597 punti, mentre un multicore da 4055 punti. Leggero calo rispetto alla versione precedente, anche se in fattore di fluidità o comunque di usabilità non c'è praticamente nessuna differenza. Andiamo poi al processore grafico, ovvero la GPU, e si parla di 9373 punti Metal Score. Anche qui diminuzione sempre di poco, circa un centinaio di punti, che però non va ad influire minimamente sulle prestazioni del sistema. E parliamo poi delle dimensioni: 1,21 GB per questa nuova versione software, che si allinea praticamente con la beta 2 e la beta 3 per quanto riguarda il peso. Ma andiamo subito nel vivo e andiamo a vedere su entrambi i dispositivi un'altra novità, ragazzi. Come possiamo vedere, l'icona della sezione notifiche all'interno delle impostazioni del menu è cambiata, ragazzi. Come possiamo vedere, cambia totalmente. Non so perché Apple abbia inserito la campanellina. Prima c'era una sorta di quadratino che rimarchiava le notifiche delle applicazioni, adesso c'è invece una campanellina. Prima novità. Altra novità, widget musica aggiornato, ragazzi, perché il widget precedente nella versione 3 o non funzionava bene come in questo caso, oppure non mostrava la nuova funzione di play pausa che notiamo quando avviamo un brano musicale e poi andiamo a visionare il widget musica. Parlando sempre di widget, ragazzi, solo su iPad vi mostro questo screen, ovvero un nuovo widget per l'applicazione podcast XXL, ovvero il primo widget veramente gigante che troviamo su questo nuovo iOS 15. Altra novità, aggiornata la sezione per gli aggiornamenti delle applicazioni, che prende lo stile di iOS 15. Nella versione precedente invece era rimasta nel vecchio stile di iOS 14, mentre qui c'è proprio il bordo separato rispetto allo smartphone stesso, cioè tutti i sottomenu sono distanziati dal bordo dello schermo.
Non si sa per quale motivo, ma la funzione concentrazione sulla Beta 4 diventa full immersion. Non cambia assolutamente nulla per quanto riguarda le funzionalità o l'interno dei menu, ma fondamentalmente cambia nome. Crediamo ovviamente che alla fine Apple sceglierà comunque concentrazione, ma forse per un errore di scrittura hanno lasciato il testo in inglese o comunque stanno testando dei nuovi nomi. Altra novità, sempre però all'interno della funzione concentrazione, praticamente adesso la funzione concentrazione può essere condivisa con i nostri contatti che hanno iOS, in modo tale da far sapere il nostro stato momentaneo. Quindi se ad esempio abbiamo concentrazione lavoro, le altre persone che hanno iOS possono semplicemente visionare il fatto che noi siamo a lavoro con questo stato e quindi magari non disturbarci in quell'istante. E finalmente, signori, iOS 15 Beta 4 rende compatibile anche il nuovo MagSafe Battery Pack, che tra l'altro proverò in queste prossime settimane insieme alle nuove Beats Studio Buds, quindi attendete a breve unboxing e review. Altra novità, modificato leggermente il tasto qui sotto per avviare la fotocamera, ragazzi, che apparentemente sembra identico, però in base allo sfondo che noi utilizziamo il tasto adesso assume totalmente una apparenza diversa, ovvero la sua trasparenza viene modificata in base allo sfondo che utilizziamo in quell'istante. Altre novità, anzi stavolta parecchie novità su Safari, ragazzi. Ci sono veramente tantissime novità per quanto riguarda questa applicazione, perché Apple la rimoderna nuovamente, perché riporta il tasto di aggiornamento che nella versione precedente non era presente e modifica alcune impostazioni. Qui abbiamo il tasto condivisione, mentre qui si apriva così, adesso si apre in questa maniera e ci sono tutti i menu di condivisione diversi, ovviamente, rispetto a quelli della versione precedente, in sostanza. Ed infine, ragazzi, ci spostiamo su iPad, sempre su Safari, ed andiamo a vedere una novità davvero interessante. Infatti, se noi all'interno delle impostazioni di Safari andiamo un po' più giù, abbiamo una nuova configurazione per i pannelli. Se noi ovviamente utilizziamo il Compact Tab Bar, utilizziamo la versione che abbiamo sempre visto sulle beta precedenti, quindi sulla beta 1, la beta 2 e la beta 3. Mentre se utilizziamo i tab separati, andiamo a vedere subito cosa cambia, perché abbiamo una nuova personalizzazione per le schede di Safari. Ed infatti, ragazzi, vi mostro le nuove schede. Utilizzo l'Apple Pencil così indico meglio, ma come possiamo vedere si creano delle nuove barre proprio in stile macOS Big Sur che si vanno a abbassare rispetto alla classica versione che abbiamo sempre visto, perché prima erano affiancate alla barra del www del menu, mentre qui adesso sono sulla parte bassa, quindi possiamo switchare direttamente da una scheda all'altra, spostare le schede o ovviamente chiudere una singola scheda e semplicemente lasciare un'unica scheda aperta. Veramente, veramente molto figa questa funzione. Io come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 500 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZain.net e... ciao! Scarica anche tu iAppZain, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZain ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.